Ciao ragazzi, stasera facciamo le ali di pollo al curry. Andiamo a mettere un attimo in questa bowl le ali di pollo che dovranno stare per un'oretta. Quindi ci anticipiamo. Dopo averle pulite per bene, eliminato qualche pennetta magari, andiamo a metterle in questa bowl e ci mettiamo un filo d'olio, un goccio di vino bianco, del pepe, devono essere molto speziate, quindi abbondiamo con le spezie, origano, sale, rosmarino e poi il curry. Col curry abbondiamo. Giriamo. Possiamo anche aiutarci volendo con le mani. Un altro pizzico di sale. Ancora un po' di curry. Pepe. E ancora origano. E un ultimo goccio di vino. Adesso andiamo a coprire con della pellicola e lo lasciamo un'oretta in frigorifero. A dopo! Allora ragazzi, ho preso le ali dal frigorifero e adesso mi sto preparando il contorno. Ho tagliato grossolanamente delle patate, sono 3-4 patate piccole e qui ho tagliato a fettine abbastanza larghe, tanto dovranno cuocere, quindi dovranno un po' a restringersi, le cipolle. Adesso faccio in questa maniera. Prendo questa padella e vado a metterci un po' del nostro condimento che avevamo usato per marinare, per insaporire le ali. Ci metto le ali, metto pure le patate, le cipolle, aggiungo un altro po' di olio, vino e le spezie che ci avevo messo all'interno e vado a mettere sul fuoco con un coperchio all'incirca per 20 minuti, mezz'ora. Allora ci siamo, ora spengo il fuoco, belle rosolate. Ragazzi, il piatto è buonissimo, io vado a mangiare, vi auguro buon appetito, se la ricetta vi è piaciuta commentate, lasciate un like e iscrivetevi al canale, ciao a tutti!